oggi video su tutti i prodotti che ho finito in quest'ultimo periodo, come al solito in collaborazione con Elena. Qua sotto nell'info box vi lascio il link diretto sia al suo canale che al video gemello acquisto, English Rose Addicted, per chi non la conoscesse ancora, ma ormai è da anni che facciamo questa collaborazione. E preparatevi, perché come al solito ho tantissimi prodotti da mostrarvi, che questa volta ho deciso anche di suddividerle in categorie, e inizierei da quella che secondo me non ha nome, perché è un prodotto non tanto beauty, ma un prodotto che serve per l'ambiente, per il relax. Di cosa sto parlando? Di questo prodotto dell'Avon, che è di sicuro il mio preferito in assoluto per quanto riguarda i prodotti Avon, anche oltre i prodotti della bellezza per il corpo eccetera eccetera. Questo è il must have di Avon. Se conoscete Avon non potete non conoscere questo prodotto. Che cos'è, che continuo a parlarne senza dirvi che cos'è? Intanto scusate se la luce va e viene, ma oggi ho provato a non mettere i faretti, vedere un po' se con la luce naturale si riesce ad avere un video decente, ma mi sono messa qui a girare e quindi ovviamente il sole se n'è andato. Vabbè, spero che vediate, comunque ci saranno forse luci un po' diverse in questo video. Il prodotto in questione è uno spray, e nello specifico vi vado a leggere: spray Notte Serena Sleep Therapy. Che cos'è? È praticamente uno spray che si va a vaporizzare su cuscini, lenzuola. Io sinceramente spruzzo anche nell'ambiente, è ideale appunto per l'ambiente notte, la camera da letto, e rilascia proprio una profumazione particolare, molto delicata. È un profumo secondo me indescrivibile, ma buonissimo, buonissimo. Penso che questa sia una delle poche profumazioni che secondo me può piacere un po' a tutte. Oh, che buono, è proprio inebriante. E sì, averlo o non averlo è la stessa cosa, però se anche voi come me amate il profumo in genere, avere la casa profumata, sentire sempre sotto il naso una fragranza buona che non dia fastidio, che non nausei soprattutto, questa qua è eccezionale. Sì, si può anche volendo utilizzare anche come profumo ambiente, però questo è indicato per l'ambiente notte, perché appunto si dice che spruzzando questo sul cuscino, sulle lenzuola, quando vai a dormire senti questa fantastica profumazione e ti addormenti prima. Sleep Therapy. Però non lo so, a me piace a prescindere, sia che mi faccia fare lo sleep sia che no, perché buono, buono, buono. L'ho usato tantissimo, però poche spruzzate, perché questo mi è durato forse 2 anni, ma perché avevo paura a finirlo. Ma come al solito ho la mia scorta nel comodino, e non so se esiste ancora. Fatemi sapere se voi siete in Avon, se siete presentatrici, se esiste ancora nella gamma. Credo di sì, perché secondo me è uno di quei prodotti che si compra, però non lo so. Io intanto la mia scorta ce l'ho, quindi sì sì, lo ricomprerei assolutamente e ve lo stra consiglio. Unico prodotto per i capelli che ho finito in questo periodo è lo shampoo nutriente per capelli aridi e sfibrati del marchio, credo, Sculptura. Questo è uno di quegli shampoo che vengono venduti dal parrucchiere, quindi non so se si trova al supermercato, sinceramente non ci ho fatto molto caso, anche perché sì, lo ricomprerei perché mi sono trovata bene, non ho riscontrato grassezza nella cute col suo utilizzo, però
ne conosco tanti altri, quindi per ora posso anche evitare di andarlo a cercare, di comprarlo. Fatemi sapere se questo marchio lo conoscevate, se lo trovate anche voi soltanto dal parrucchiere. Qua dentro ci sono 250 ml di prodotto. L'unica cosa che forse non mi è piaciuta più di tanto è che non mi faceva tanta schiuma. Vi avevo già parlato tempo fa che io amo farmi lo shampoo e trovarmi la schiuma tra le dita, tra le mani, quando mi vado a fare i massaggi, anche se so benissimo che più fai schiuma più il prodotto vuol dire che è chimico, quindi contiene un sacco di schifezze al suo interno. Io sapete, non faccio tanto caso agli inci, non vorrei sbagliarmi, ma forse è bio, o comunque si avvicina, anche perché il primo ingrediente è l'acqua. Adesso magari vi mostro tutta la sua composizione, se vi fate un fermo immagine mi dite se è sul filone bio oppure no. Però sì, buono anche come profumazione, proprio ricorda il salone di bellezza, il parrucchiere. È uno shampoo, quindi non saprei, non mi viene da dirvi sì, compratelo subito come nel caso di questo spray, però neanche di dirvi che fa schifo. Ecco, è uno shampoo, io mi sono trovata bene, il mio capello è un capello normale, non è grasso, non ha chissà che problemi, quindi forse si adatta anche un po' a tutto. Più che altro su questo prodotto vorrei sapere la vostra, se appunto lo conoscevate già. Passando al settore labbra, come quasi ogni mio video dei finiti, vi mostro un burro cacao, perché sapete che io adoro il burro cacao e lip balm e quindi li uso tantissimo. Questo qua nello specifico è il Labello, quello rosa. Ve l'ho già detto mille volte che anche questo non è un prodotto bio, però questo è uno dei pochi che mi idrata davvero le labbra, e soprattutto nel periodo freddo. Vabbè, adesso stiamo andando nel caldo forse, non lo so. Però comunque, soprattutto nel periodo autunno-inverno, mi piace tantissimo utilizzare proprio questo qui, perché mi lascia le labbra belle idratate, belle morbide e a lungo. Infatti cerco di utilizzarlo più che altro la sera quando vado a dormire, e lo alternavo perché poi ho finito anche il balsamo labbra di Avon, di cui vi parlerò fra poco. Adesso finiamo con questo. Mi sono trovata bene, mi trovo sempre benissimo nonostante l'inci schifoso, e sì, io ve lo consiglio soprattutto per chi ha problemi di labbra screpolate, labbra che si tagliano facilmente, con qualche problemino. Con questo vi risolvete il tutto, se ovviamente avete un qualcosina di non troppo grave, ecco. Se no vi dovete curare in altro modo. Però per avere delle belle labbra, belle morbide, questo è il top per quanto mi riguarda, quindi sì, lo ricomprerei. E appunto, come vi anticipavo prima, ho anche finito il balsamo labbra di Avon della linea Naturals, questo nel boccettino che andavo ad utilizzare a letto, quindi ce l'avevo lì sul comodino prima di andare a dormire, perché questo prodotto qua, in questo pack qui, secondo me soltanto quando sei a casa puoi utilizzarlo, perché non è molto igienico, se sei in giro, prendere il tuo dito e andare a prelevare il prodotto sulle labbra, perché non è che hai le mani sempre pulite quando vai da qualche parte. Io ad esempio metto le mani sul passeggino, poi magari devo aprire la porta di un negozio, eccetera eccetera, non è molto carino, molto igienico inserire poi il dito e andarsi ad applicare il prodotto. Non è mai morto nessuno ovviamente, però se si può evitare
questa cosa, io lo faccio, e quindi questo genere di prodotto in questo pack lo vado a utilizzare esclusivamente in casa, in questo caso la sera prima di andare a dormire, perché ho le mani super pulite. Questo, come vi dicevo prima, lo alternavo al Labello. Anche se però tra i due, se vogliamo parlare di maggiore idratazione, sicuramente il Labello vince. Questo qui mi è piaciuto tantissimo come profumazione, anche come consistenza, perché è non troppo grassa a differenza del Labello, però dopo poco svanisce, questo ve lo devo dire perché è giusto così, ma un profumo troppo buono, quindi sì, lo potrei ricomprare, non so neanche se esiste ancora, fatemi sapere. Per quanto riguarda le unghie, ho finito, perché sì, c'è ancora un pochino di prodotto, però vi assicuro che non riesco più a prelevarlo, e non so se anche a voi capita, quando arrivo a questo livello il prodotto diventa strano, cioè quando vado ad applicarlo mi rimane tutto strano, non ci sono altre spiegazioni. Questo che cos'è, che non vi ho ancora detto, è il trattamento indurente per unghie fragili della Bottega Verde. Io, come ben sapete, mi trovo sempre molto bene con i prodotti Bottega Verde. Questo prodotto nello specifico l'avevo già utilizzato, e come vi dicevo prima, quando arrivo a questo livello purtroppo io non riesco più ad andare avanti, mi rimane tutto un po' impastato, ed essendo una base, se poi vado ad applicarci sopra lo smalto rimane una schifezza, perché è tutto a gobbette oppure un po' a bolle. Mi sarò spiegata? Spero di sì. Sì, lo ricomprerei. E altro prodotto indurente per unghie è questo qui di Essence, della linea Studio Nails, l'Ultra Strong Nail Hardener. Ed è questo nella confezione tutta argentata. Anche qua, secondo me, un pochino di prodotto sul fondo è rimasto. Qua, a differenza dell'altro boccettino, non si può verificare. Adesso non so se si capisce dal pennellino, però il prodotto rimane tutto impastato, quindi non è un problema di Bottega Verde, come neanche di Essence, ma penso un po' di tutti gli smalti, in questo caso di tutti gli indurenti che ci sono sul mercato. Questo è un altro dei prodotti che mi piace tantissimo e trovo che sia efficace, forse leggermente più efficace di quello di Bottega Verde, anche se comunque ho visto che sulla mia unghia danno proprio l'effetto indurente. Ottima cosa, non che io ne abbia tantissimo bisogno, però come al solito io cerco sempre di prevenire le cose, e non vorrei ritrovarmi con unghie troppo molli, troppo fragili, soprattutto adesso che ho anche la bimba, tra i vari cambi e lava quello e pulisci quell'altro, facendo anche i vari mestieri in casa le unghie possono diventare un pochino più fragili, quindi io cerco di curarle con questi prodottini qua. Sì, lo ricomprerei, forse ne ho ancora uno là nel settore unghie, però comunque se non ci fosse lo ricomprerei assolutamente. Non può quasi mai mancare anche questo prodottino che vi sto per mostrare. Ho finito l'eyeliner, anche questo di Essence, il Liquid Ink Eyeliner. Questo è quello con l'applicatore fatto un po' più fine, quindi per intenderci questo qua col pennellino e non con la spugnettina. Io vi ho già detto che preferisco molto di più il pennellino alla spugnettina, perché credo che sia molto più preciso, soprattutto quando andiamo a farci la codina. E il brutto di questo eyeliner è che c'è poco prodotto, però c'è anche il bello del brutto,
perché appunto essendocene poco non si rischia che si vada a seccare, quindi si riesce poi ad utilizzare tutto. Penso che sia ovvio, però sì, lo ricomprerei. E altro must have per gli occhi che ho finito purtroppo è questo mascara della linea estiva dell'anno scorso, che fa delle ciglia super wow. Questo forse è l'ultimo che ho, perché avevo fatto scorta, ma va, però mi sa che non ce l'ho né più lì, guardo la mia postazione trucco, e neanche più là nella mia cassettiera. Mi sa che questo è proprio l'ultimo degli ultimi, se non è che forse all'outlet si possa ancora trovare, ma ne dubito, perché era talmente wow che penso sia andato a ruba, e quindi ciao. Magari quest'estate lo riproporranno con un pack diverso, speriamo, perché veramente questo è stato il mio preferito per il solito motivo, cioè lo scovolino bello ciccioso che ti fa delle ciglia super voluminose. Io, essendo una sfigatella per quanto riguarda le ciglia, se non vado ad utilizzare dei prodotti così non sono contenta, non vedo il mio sguardo da cerbiatta. Se ci fosse ancora, sicuramente lo comprerei. E concludiamo col settore corpo, e ho introdotto un po' un mix, e ora capirete di cosa sto parlando. Inizierei con questo prodotto che purtroppo, come potete notare, è senza tappo, perché ha avuto un incidente. Questo è praticamente il detergente mani alla lavanda. Eccolo qua, io tappo perché non so se c'è ancora qualcosa dentro, ma non credo. È praticamente un sapone liquido da viaggio, super comodo, questo per l'estate, per quando andate in vacanza, anche solo per un weekend. È veramente fantastico, perché lo prendete, lo mettete lì nel beauty e voilà, quando dovete lavarvi le mani ce l'avete a portata di mano. Oppure potete anche portarvelo in borsa, perché non so se a voi capita, ma quando sono al bar, sono al ristorante e vado ai servizi, sì, può esserci già il sapone liquido lì, però se volete avete il vostro nascosto in borsa, che è buonissimo, proprio buonissimo. L'odore della lavanda a me non è che esalta tantissimo, perché mi causa un po' di nausea dopo un po', è troppo forte. Questo è delicatissimo, si sente la lavanda, però è molto delicata, è molto così alla lontana, ma sulle mani vi assicuro che si sente, è una bomba. E questo appunto perché senza tappo? Perché era nel beauty, l'avevo chiuso male e mi si è aperto tutto, e quindi è finito, ma non per causa mia, cioè sì, ho fatto io l'incidente che non ho chiuso bene il tappino, però non ho potuto usufruire di tutto il prodotto. E vabbè, lo ricomprerei sicuramente. Questo qui è un prodotto per il corpo che vado a buttare, più che altro perché è nella mia cassettiera da anni, ma non 1, 2, 3, sarà già 8 anni. Sì, perché l'altro giorno mi sono messa un po' a sistemare tutta la mia cassettiera trucchi, e mi sono resa conto che c'erano alcune cose che ormai dovevo abbandonare, dovevo buttare assolutamente, perché erano scadute, e quindi questa è stata una di quelle cose. Praticamente è un body glitter, quindi una specie di gel con tutti i glitterini all'interno, multicolor, anche se la base era trasparente, che andavo ad utilizzare, pensate, anni fa, quando andavo in discoteca, perché sì, io dovevo brillare di luce propria, e quindi mi andavo a cospargere di brillantini, lo so, mi vergogno un po' a dire queste cose, però è così, e mi mettevo qua tutto sul décolleté questi brillantini che facevano il loro effetto. Questo qua l'avevo comprato dai cinesi, quindi non... una schifezza già di suo, perché chissà cosa c'era al suo interno. L'odore infatti, quando l'ho aperto l'altro giorno, mi ha un attimo spaventata, perché
sa forse di petrolio. Comunque, lasciamo perdere, sono ancora sana, non mi è successo niente sul décolleté nonostante io me lo sia messa. Ora non è che vi sto a dire sì, lo ricomprerei, no, non lo ricomprerei. È un prodotto che ha fatto la sua storia. Della Biomed ho finito il tubettone, perché come al solito sapete che io vado a tagliare tutto, di crema appunto per il corpo. Questa qui era praticamente inodore, perché è un prodotto bio, naturale. Avevo anche scritto un articolo su tutti i prodotti che l'azienda mi aveva inviato. Magari vi lascio qua nel pallino il video che avevo girato e, se mi ricordo, nell'info box il link diretto all'articolo che avevo scritto appunto su tutto quello che avevo ricevuto e le mie prime impressioni. Crema molto buona, che però da adesso in poi non consiglio assolutamente, perché è molto molto grassa. Bastava davvero una goccina di prodotto per le varie parti del corpo che andavo a incremare. Sì, la ricomprerei, però appunto ve la consiglio nel periodo tardo autunno inverno, proprio perché è troppo grassa. Ultimo prodotto della giornata che vi mostro, che ho finito, non poteva che essere un deodorante. Forse questo è il mio ultimo deodorante di Bottega Verde alla vaniglia nera, perché sapete che il mio preferito adesso è diventato quello al pepe rosa, quindi aspettatevi il prossimo video finiti che ci sarà quello al pepe rosa. Questa, la vaniglia nera, è super buonissimo, non è assolutamente nauseante, anzi molto delicato, che secondo me può anche essere scambiata come profumazione a un profumo vero e proprio. Dura tutto il giorno, parlo per me, per il mio pH, non brucia assolutamente, io continuo a ripetervelo, anche non appena vado a depilarmi, questo non irrita assolutamente la pelle, non brucia, è ottimo, è ottimo. Ve lo straconsiglio come sempre, e appunto sì, lo ricomprerei, però al momento alla fragranza pepe rosa. E voilà, questi sono stati tutti i prodotti che ho finito nell'ultimo periodo. Spero, come al solito, di avervi dato delle dritte, dei consigli, delle informazioni in più su tutto ciò che vi ho mostrato. Aspetto tanti vostri commentini e consigli. Io do ancora un bacione enorme sia ad Elena che a tutte voi, e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!